Buonasera a tutti, prendendo ispirazione da un youtuber che noi seguiamo, stiamo facendo un video in macchina. Perché questo video in macchina? Le restrizioni del coronavirus si sono leggermente abbassate e quindi stiamo rientrando da una sessione esterna di registrazione di un episodio degli anime della nostra infanzia, che vi consigliamo di vedere, nonostante abbiamo avuto tutti i problemi di questo mondo. Tutto e di più, ragazzi. E non siamo neanche riusciti a completarlo, quindi lo completeremo ritornati nella casa base. Quindi in macchina, diciamo, la guida era un po' noiosa, quindi abbiamo stabilito di guardarci un video di complotti che lui ha scelto. Ci puoi descrivere il video? Io non guarderò mai la telecamera perché sto guidando. Allora, come faccio a descrivere un video che non ho visto? Beh, leggi il titolo, no? Il titolo, stavo per dirlo io. Ovviamente allora, noi stiamo bevendo, ci stiamo guidando, ci stiamo e non possiamo bere. E quindi non possiamo bere. Allora, il video è di un anno molto fa. Non convincente, come l'hai detto. Il video è di un anno fa, sì. Caricato dal signor dottor Massimo Taramasco. Quindi tu mi stai dicendo che hai scritto pure il dottore? C'è scritto? No, dottore l'ho aggiunto io perché penso che sia un dottore. No, perché già mi stava partendo il neurone come barbiere. Tra 5 minuti mi parte un neurone. E il titolo è: che religioni ci saranno nel nuovo ordine mondiale? Dato che nell'ultimo episodio abbiamo parlato di New World Order. Giusto? Sì. New World Order. Come devono essere le religioni nel nuovo ordine estesa? Ciò significa che tutti gli esseri umani devono avere un unico governo e deve essere fondamentalmente eliminata la concorrenza, diciamo così, cioè deve essere un unico grande negozio, stile Amazon, diciamo, dove tutti comprano prodotti diversi, ma unificati da un certo punto di vista. Quindi la globalizzazione significa quello. Libero scambio che però poi porterà ovviamente alla distruzione dei piccoli e alla nascita spontanea di un unico megastore. Pensavo, diciamo, di aver sbagliato visto commerciale con Amazon, diciamo che sta un po' c'è avvenendo stato questo un problema con il titolo, non dico probabilmente era su Amazon, sicuramente diciamo che la globalizzazione prevede sto sbagliando strada, ragazzi, mondiale. Questo da un punto di vista diciamo, ad esempio, di un contatto con civiltà extraterrestri. No, ragazzi, ma che c'entro gli extraterrestri? In modo massivo, quindi con contatti di massa, è dovuto proprio quello al fatto che non c'è un unico riferimento qua su questo pianeta, è frammentato, è diviso, non è unito, non ci percepiamo uniti come terrestri. Quindi da un certo punto di vista l'unione e il superamento delle divisioni è sicuramente positivo, però credo che il nuovo ordine mondiale lo faccia per uno sfruttamento fondamentalmente, però diciamo questo è ancora, si potrà ancora in qualche modo verificare. C'è un altro fatto, però un'altra fonte di divisione che nell'ordine mondiale dovrebbe essere divisa, che è la religione. Ecco. Ovviamente la religione divide i cristiani e i musulmani. Esempio, non potranno mai avere più di tanti accordi, insomma, da un punto di vista religioso. Lo stesso discorso vale i buddisti e i musulmani. Vabbè, abbiamo capito, quale c***o sono le nuove religioni? Induisti. Insomma, ci sono diverse divisioni. C'è qualcuno che diciamo, ipotizza anche una chiesa dell'unificazione, grande chiesa di Scientology, o Scientology, il nome della sua chiesa è proprio la chiesa dell'unificazione. Parte, che inventiva, ragazzi, cioè non è detto che esista, diciamo così, già questa persona di diversificazione, un'unica divinità creatrice che si saprebbe avere diverse chiese nel momento in cui credi in due cose diverse. Non so, ad esempio, il credo musulmano e il credo cristiano sono diversi. Io non dico quello che credo, guarda, non te lo dico, ma ce l'ho qua. La non possibile, diciamo, globalizzazione. E quindi dicono che i complottisti stanno cercando di globalizzare, diciamo, dal punto di vista del... Complottare, li devo correggere, io li devo correggere. L'immigrazione.
l'immigrazione proprio per che Soros, ragazzi, è come il prezzemolo, Gesù Cristo. È quasi come Bill Gates. No, ma lo dice però, Bill Gates, sicuro. Questo comporterebbe anche facciamo virtualmente uno sottino. Tutti i terrestri devono essere unificati sotto un'unica guida religiosa. Soros. Ecco, quindi che le diversità non vengono prese in considerazione. Quindi questo nuovo ordine mondiale quindi è comunista, insomma, è diversità, no? Tutti uguali. Il volere unificare. E questa è la differenza tra unione invece di diversità. Peccato che il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità, però lasciamo perdere, ragazzi, che già macchinavo qualcosa. La diversità all'interno, quindi non due, non tre, ma infinite religioni, ad esempio, tante quante sono i... tante quante sono le persone. Questo non dovrebbe comportare però degli scontri. Il problema è sempre quello dei veleni mentali che hanno le persone, perché se non ci fossero veleni mentali, ma ti parte il neurone come a Barbieri, sicuro? Sicuro, ragazzi, mi sta partendo. I veleni mentali sono la rabbia, l'arroganza, il neurone pazzerello, attaccamento eccetera, e rispetterebbe tranquillamente le altre persone. Quindi il rispetto e l'unione io credo possano essere uniti. Questo darebbe un nuovo ordine mondiale, sicuramente. Abbiamo capito. Supererebbe anche quello dello sfruttamento. Vedremo cosa riuscirà a fare l'essere umano nel suo cammino, diciamo, evolutivo. Ma alla fine qual è sta religione? 5 minuti, ancora detto un c***o! L'unica religione in cui unificano tutte le religioni. Si chiama unificazione della religione. Vabbè, ancora non ce l'hanno un nome, però. Però cosa? È quello. Unificazione delle religioni. Tipo Megazord. Perché rimango sempre perplessa. Cioè, non so che dire. Unificazione. L'ultimo che aveva provato a creare una sua religione. Beh, non è proprio l'ultimo, perché poi c'è stato quello di Scientology. Diciamo il penultimo. Era, diciamo, il capo dell'SS, un certo Himmler, simpaticissimo, baffetto, diciamo il responsabile della soluzione finale degli ebrei. Ragazzi, avete altri commenti? Perché io mi vorrei godere la guida, perché già mi è salito tipo il nervoso. Forse... E vorrei tornare a casa in tranquillità. Visto tutti i vari problemi che abbiamo avuto, mi sa che questa è stata la ciliegina sulla torta. Certo, perché tra l'altro oggi è venerdì 3 e 17. Qualcosa di storto ancora può ancora andare, visto che ancora abbiamo 100 km da fare. Meglio toccare i cosini. Palle. Tocchiamo i cosini. Io non ho capito. Io comunque non ho capito che c***o di religione dobbiamo praticare fra. Quando c'è un ordine, quando c'è una religione unica, gli racchiuderà tutte le. Ma scusi, perdonami. Perché voglio capire questa cosa, perché io ovviamente il video l'ho ascoltato e non l'ho ascoltato, perché ovviamente sto guidando. Ma quello che dico io è la seguente cosa. Poco fa lui ha iniziato con un marketplace Amazon. Ma c'è una religione unica, unificata. Che c***o di marketplace c'è qua? Ma forse è sponsor Amazon. Se Amazon c'è una scelta di... un altro discorso. No, scusami, lui ha iniziato. Ci sono delle religioni scelte dai poteri forti, dal nuovo ordine mondiale, però sono le scelte che loro ci danno, però abbiamo una scelta tipo Amazon. Però lui parlava di unificazione, quindi c'è una religione unica di unificazione. Dove ma lui non ha detto questo. Cosa ha detto? Ho sentito male. Cosa ha detto? Dai. Lui diceva che vogliono creare un mercato unico. Ah, sì, questo. Dettato da un solo mercante alla uso Amazon. Questo era Amazon. E quindi il mercante Amazon è cosa? La chiesa non c'entra. Amazon è un esempio. No, l'ho capito. Punto. Quindi il venditore tipo Amazon, come stavo dicendo, sarà il nuovo venditore del nuovo ordine, che è la chiesa dell'unificazione. Non c'entra. Ah. Non c'entra. Voi l'avete capito, ragazzi. Voi l'avete capito, me lo spiego. Un esempio su Amazon. E poi ha parlato di altro, che era la cosa della religione. Io ho capito, abbiamo delle scelte che qualcuno ci imporrà, sì, che più o meno è quello che succede oggi. Perché comunque mica io posso inventarmi la mia religione in ciò. C'è il cristianesimo, l'ebraismo, c'è l'islam, buddismo, comunque sono quelle le scelte, mica le abbiamo inventate noi, sono quelle le scelte. E poi comunque sono molto, diciamo, scelte bias, perché
dove nasci è molto probabile che tu sia di quella religione. Se tu nasci in Italia è molto probabile che sei cristiano. Se tu nasci in Grecia è molto probabile che tu sia ortodosso, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, questo influisce, cioè, influisce anche il luogo in cui nasci. Però, a parte la filastrocca iniziale della, come si dice, della scelta, non c'è scelta alla fin fine. Perché ce n'è solo una. Non ci sarà scelta perché tutte queste religioni verranno abbattute. Bellissimo. Per unificarle e creare una sola religione. Ok. Ok, questo l'abbiamo capito. Ora c'è un'altra domanda. A chi dobbiamo idolatrare? Questo è stato specifico. Ma se è una cosa che non esiste, cosa vuoi sapere? Scusa. Io ti ho detto quello che lui ha detto. Il discorso finisce qui, punto. Esatto. Ma lui ci sarà una nuova religione, punto. Che idolatra chi? Ma lui cosa ne sa? Ma allora se lui non le sa, perché fa sti video? Senti, lui non lo sa, deve stare zitto. Mi dispiace, ma sono dalla sua parte. Sei dalla sua parte. Perché tu non capisci il discorso? Non è questione di quello che ha detto, è questione del discorso in sé. Perché il suo discorso, per quanto fantasioso, è stato chiaro e semplice. Punto. È stato chiaro per te? Quindi, cioè, praticamente lui ha detto... Vuole unificare, cioè, lui dice che il nuovo ordine mondiale unificherà tutte le chiese creando una sola religione. È quello che dicono, quello che si quello dice. Quello che lui sa che Dio, quello che ha letto, quello che ha sentito dire, quello che gli hanno detto. Punto. Non è che lui è tenuto ad avere o a dare informazioni oltre. Come no? No, perché tu metti per esempio, tu stessi parlando di una cosa vera. Tu non puoi chiedere cose sul futuro. Cioè come se lui dice ci sarà un nuovo virus. E tu dici ah no, mi devi dire quando è il virus, che virus sarà. Non lo puoi sapere che virus sarà. Vabbè, non puoi sapere che religione sarà. Ci sarà un dio. Vabbè, chiaramente un dio X che boh, dovrebbe essere tipo tutti, tipo dio cristiano, il tipo Allah e non so chi altro, tutti unificati in un unico. E tu stai con lui, dalla sua parte. In questo caso per i tuoi commenti sì, perché lui è stato chiaro nel video. Ma i miei commenti sono plausibili perché. Non sono plausibili perché tu non puoi dire. Dopo che ti racconto una cosa che dovrebbe succedere nel futuro, quindi un'ipotesi, una teoria. Ah, e che religione è, come si chiama il dio? Non c'è. Ma un discorso futuristico, come dico. Vabbè, sicuramente. Nel 2050 ci saranno le macchine volanti. Andiamo a mi dici che macchina è? Voglio il modello. Foglio. Ma che ne sai? Ma che la foto da 50 anni mossi? Quello che è. Aspetta, cos'è? Foglio. Cos'è? Il nuovo ordine mondiale. Chi si occupa di nuovo ordine mondiale o ne vuole, cioè, magari ne è un esponente, penso ne sappia di più. Questo qua magari non aveva tante informazioni da darci. Ma lui non ha detto di essere così. Dell'ordine mondiale. Ah? Lui non ha detto di essere del nuovo ordine mondiale. Ovviamente, lui al contrario. Non ha detto, ha detto semplicemente che con. Se lo fosse stato, l'avrebbe detto. Magnifico. Quindi prepariamoci alla fine di tutto ciò, prepariamoci a idolatrare questo dio indefinito di una chiesa unificata. Ma una, l'ultima domanda. Basta chiedere a quello che ha detto nel video. No, chiedi cosa accadrà da qua a 125 anni. Non esiste. No, non è inerente, però la devo dire comunque. No, non devi rispondere. La chiesa dell'unificazione avrà, diciamo, le chiese, no? Tipo i palazzi. Giusto? Pagherà l'IMU? Cioè, avrà lo sconto fiscale di pagare l'IMU? Molto scabroso. No, devo sapere se paga l'IMU, no? Perché sono un contribuente, lo voglio sapere. Alla fine la Chiesa Cattolica lo sta pagando. No, è normale, non credo. Che io sappia non lo paga. Non lo paga la Chiesa Cattolica perché dovrebbe pagare. L'ordine mondiale, va, gliela suga questo. Vabbè. Mi sa che. Vabbè. Non siamo molto informati al riguardo. Ma neanche il tizio è molto informato. No. Non mi dice se non paga lì, cioè ma io lo voglio sapere. Forse lo scopriremo quando il nuovo ordine mondiale verrà allo scoperto. Ma nel video che noi avevamo visto, sì. Dicevano, se non ricordo male, che si parla del nuovo ordine mondiale da tipo dal 1700-1800, ricordo bene? Mi pare di sì. Ok, quindi mettiamo 1800, facciamo dai i Goldberg. Dai Goldberg. Chi sono i Goldberg? La serie televisiva? No, è la famiglia Bilderberg. Bilderberg. Che poi no, Bilderberg non è la famiglia, è Rockefeller la famiglia. Sì, Bilderberg è il gruppo che si è riunito in quell'hotel, che abbiamo scoperto che era un hotel. I Rockefeller. Quindi dal 1800.
In 200 anni dov'è questo ordine mondiale? Chissà. C'è in tasca. Ma come la galassia di Men in Black 1. Esatto. Ogni tanto io esco, loro escono, si fanno il giretto, tipo Pokémon. Ah, beh, mi sembrava tipo il cane, portava qui in io ogni tanto apro, loro escono, fanno i bisognini, poi faccio tornate. Però io faccio una richiesta per questa nuova chiesa, faccio questa richiesta. Perché come dici tu, giustamente, non si sa nel futuro. Io voglio l'acqua, io voglio l'acqua santa e il vino soprattutto. Per favore, manteniamo il vino. Ma tu in chiesa non ci vai mai. Ma ci andrò! A fare cosa? A prendermi il vino. Sì, certo. È normale. Te lo sto dicendo. Mi è venuta in mente una cosa. Vi ricordate che recentemente, non so se sto video l'abbiamo pubblicato. Sì, l'abbiamo pubblicato. Andrà in onda domani. Quella in cui io suono la chitarra. Per fare la sigla di Dragon Ball. Abbiamo messo quello spezzone del tizio che bestemmiamo in chiesa. Ora ho capito perché bestemmiamo. Non gli hanno dato il vino. Secondo me sì, non gli hanno dato il vino. Due teorie. Una che abbia sbagliato accordo, si sia incazzato e abbia perso il controllo. Seconda era che fosse totalmente pazzo. Quindi io non lo so, una delle due. Se ci stai ascoltando, dacci le tue ragioni, per favore. Sei il nostro eroe, almeno il mio. Beh, io credo. Potrebbe essere che lui abbia sbagliato accordo e dici sbaglio sempre questo di accordo. Nella. In chiesa? Allora, neanche io riuscirei a far tanto. Io di certe spade mi ho fatte nella mia vita, giusto? Dipende anche da quanto sei impulsivo e c***o. Io sono impulsivo e c***o. In chiesa, però io ho assistito una volta una mia amica che bestemmiava di fronte alla professoressa. Gli scappava una bestemmia. Ma dove? In class. Durante la lezione. Quindi e lei non è, cioè, non era molto sicura di essere stata sentita. Noi pensiamo proprio di sì, che sia stata sentita la professoressa e che lei l'abbia semplicemente ignorata. Perché la c'è, ci sono due cose: o la ignoro o la faccio sospendere. Quindi sì, quindi non lo so fino a che punto. Allora a questo punto rimane l'opzione che sia pazzo. Benissimo, ragazzi, il tempo si è guastato nel frattempo. Sono altri commenti? No, tu hai ricordato dei commenti? Ah, io ho sempre dei commenti, ragazzi, sempre ce li ho. Soprattutto sui server. Ma poi non ho capito se era complottato o no, è tipo pseudo complottato. Ma sembra, credo di sì, perché lo parla di tante cose ad Mutsum. Come molti altri. Complottato. Ma lui è quello là, ragazzi, se voi vi ricordate, è quello quando noi abbiamo, diciamo, indagato nel suo canale. Era quello che tipo fa tipo tecniche di seduzioni. Sì, è lui, quello che dice come amare, come rimorchiare. Grande come maestro. Trombare. Anche penso, no? Scopare! Scopare! Non ci sono commenti, ragazzi, chiudiamo qua. Vi salutiamo, vi auguro una buona serata. Speriamo che riusciamo a arrivare sani e salvi e completare la nostra puntata, visto come stanno andando le cose, come sono andate. Buona. Vi faccio un sorpasso, ciao ragazzi, ciao.